Torna Radio Medical come ogni pomeriggio alle ore 15. Ben trovati a tutti gli utenti, a tutti i lettori di medical.it in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, ma non solo, anche su YouTube, su Twitch, su Twitter. E poi sarà possibile riascoltare la puntata grazie a Google Podcast e Spotify. Parliamo del Palermo di Roberto Boscaglia, che non è certamente partito in maniera brillante in questo avvio di stagione. Un punto soltanto nelle tre gare fin qui disputate, zero gol segnati. Questo uno dei dati più inquietanti. È alle porte una sfida estremamente complessa contro il Bisceglie di Giovanni Bucaro. Bisceglie che è stato capace ieri di vincere a domicilio sul campo del Foggia 3-1 e ha mandato un messaggio ben chiaro, non soltanto al campionato, ma direi anche proprio alla formazione rosanero. Dubbi, criticità, perplessità, voglia di riscatto da parte dei tifosi e immaginiamo anche da parte di Roberto Boscaglia e dei suoi calciatori. Simone Ciappa, buon Buon pomeriggio. pomeriggio Leandro, buon pomeriggio amici di Medical. Allora, immediatamente io presenterei il nostro ospite perché anche lui ha una carriera davvero illustre e prestigiosa, un palermitano che si è fatto onore e si è fatto ben volere sia sul piano professionale che su quello umano, ha indossato le maglie del Trapani, del Palermo, del Chievo, del Modena, del Vicenza, insomma potrei dirne davvero almeno una decina tra Serie A, Serie B e Serie C. Maurizio Ceramitaro, ciao Maurizio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, ti chiediamo aiuto, Maurizio, perché vogliamo capire cosa sta succedendo al Palermo di Roberto Boscaglia, ma soprattutto se è già il Palermo di Roberto Boscaglia, perché non ci sembra proprio, da quello che vediamo sul terreno di gioco, un Boscaglia che arranca tra infortuni, tra giocatori lontani dalla migliore condizione, un Boscaglia che rinuncia, come ha fatto nelle ultime due gare, al 4-2-3-1 per rifugiarsi al 3-5-2. Una scelta che ti ha sorpreso? Sì, mi ha sempre domandato perché il mister, quando lavora su un modulo, poi cerca di portarlo avanti, però probabilmente gli infortuni e qualche altra situazione hanno fatto sì che magari ha messo quel modulo che era quello che gli dava più garanzia in quel momento. Però in questo momento, diciamo, non rappresenta il suo modo di giocare, il suo modo di vedere il calcio in questo momento, questa squadra. Ecco, tu lo conosci benissimo, Roberto Boscaglia, hai lavorato con lui. Che tipo di allenatore è? Puoi spiegare in breve la sua filosofia calcistica? Cosa vuole dalla sua squadra e in particolar modo dai centrocampisti, visto che tu eri un ottimo No, ma centrocampista? il mister è un allenatore propositivo, un allenatore che attacca la porta con tanti giocatori. Esatto. Strano, mi fa strano che in queste tre partite non abbia trovato ancora il gol il Palermo, perché lui è uno che fa attaccare la porta con 3-4 giocatori minimo. È strano che il Palermo ancora abbia fatto 0 gol. Io credo che una serie di cose, le preparazioni, le poche amicizie con il Covid, gli infortuni, hanno inciso tanto sull'inizio di campionato di tante squadre. Però adesso arriva una squadra importante, forse è buono così per loro, per il Palermo, che c'è un campanellino d'allarme, perché se non fai la prestazione importante col Bisceglie rischi di prendere le scopole. C'è una squadra che ormai conosce la categoria, è attrezzata bene, c'è un allenatore importante, l'ha visto il risultato che hanno fatto a Foggia ieri. Esatto. Hanno vinto 3-1 e hanno disputato una partita davvero importante. Maurizio, perché a tuo avviso Roberto Boscaglia è l'uomo giusto, o potrebbe, è meglio dire, essere l'uomo giusto per far sì che il Palermo disputi una stagione di vertice? Non giusto perché questo campionato lo conosce bene, sa cosa ci vuole per vincerlo, sa cosa devono mettere in campo per cercare di andare a fare risultati in campo come quello di Bisceglie o quello di Teramo o altri campi. Lui la categoria la conosce bene, secondo me ancora non ha trovato l'amalgama di questa squadra perché no, non è questo il suo modo di giocare. Io ho visto le partite e non sembra nemmeno una squadra sua in questo momento. Però le partite adesso bisogna tirare fuori tutto quello che sia dentro, fra staff, allenatori e giocatori, per andare a cominciare a fare punti, perché poi quando cominci a fare risultati negativi subentra la sfiducia, subentrano tante cose negative che magari poi ti portano a fare prestazioni non buone. Invece adesso hanno una prova importante e il Palermo deve dimostrare di essere Palermo, andare a Bisceglie e fare una prestazione importante, che se fa le prestazioni importanti poi i risultati arrivano.
Allora Maurizio, prima di lasciarti la domanda del collega Simone Ciappa, volevo riportarti insomma una dichiarazione di Daniele Di Donato, un altro grande vecchio cuore rosanero, che si è detto proprio ai nostri microfoni molto arrabbiato con l'attuale dirigenza. Dice: io sono arrabbiato perché a mio avviso non hanno costruito una squadra all'altezza del Bari, all'altezza della Ternana, in grado di competere per la promozione diretta. Mancano i leader, manca un bomber, ha detto Daniele Di Donato. Tu sei d'accordo e sei arrabbiato anche tu da tifoso del Palermo? Arrabbiato no, non si sono mai sbilanciati a dire certamente il Palermo è una piazza che deve lottare per le zone alte della classifica, però tutti agli occhi di tutti che il mercato che ha fatto il Bari non è il mercato che ha fatto il Palermo. Esatto. Bari nelle ultime di mercato ha preso uscito il Montalto. Parliamo di due attaccanti di categoria superiore, due attaccanti che giocano entrambi nelle proprie squadre. Palermo secondo me si sta costruendo, l'anno scorso ha vinto il campionato, stanno costruendo una squadra, secondo me devono trovare la maglia, ma è fuggire la sua. Però in questo momento ha ragione Daniele, ci sono delle squadre che hanno fatto un mercato diverso. Simone, hanno delle... il Bari, la Ternana. Tanta roba, appunto come dicevi tu Maurizio, tanta roba lì fatto il mercato appunto sia da parte del Bari sia da parte della Ternana. Per quanto riguarda invece il Palermo con gli attuali giocatori messi a disposizione, tu pensi che comunque a lungo andare possa venire fuori realmente l'identità del gioco di Boscaglia? Questo sicuramente, perché anche il Bari stesso ha fatto due acquisti, ma anche l'anno scorso aveva speso dei soldi importanti per cercare di vincere il campionato e non l'ha vinto. I campionati non si vincono con i nomi, partiamo da questo presupposto. Se il mister riesce a trovare l'amalgama e comincia a fare ingranare la squadra e la squadra gira per quello che vuole lui, poi tu puoi vincere i campionati. In questo momento questo non sta succedendo e subentra il fatto che manca il bomber, manca il centrocampista e manca tutto, ma secondo me la squadra ancora si deve registrare, si deve amalgamare. Questo è quello che penso io. Poi è normale, i giocatori di qualità, i leader fanno la differenza sempre e comunque. Il Palermo adesso ha preso un giocatore importante, l'ha preso in difesa, è al Misci, è un esterno, però è un giocatore di categoria, è già un giocatore che ha una personalità diversa. Maurizio, a centrocampo probabilmente all'imbarazzo della scelta Roberto Boscaglia, da Martin a Palazzi, a Auger, a Bro, lo stesso Luperini. Ecco, è un reparto che per caratteristiche e qualità ti convince questo? È un reparto, c'ha giocatori buoni, c'ha dei buoni giocatori, perché anche Luperini stesso che hanno preso adesso non sarà in condizioni, perché a Trapani è successo quello che è successo, lo sappiamo tutti, ma appena questi giocatori entreranno in condizioni, Luperini per me è un giocatore che può stare tranquillamente in Serie B. È un giocatore che però quando ti metti la maglia del Palermo sai che c'è la maglia del Palermo e il Palermo deve andare in campo per cercare di vincere le partite e questo è quello che peserà ad alcuni giocatori secondo me. Questo è quello che peserà più di tutti nella testa dei giocatori, però se giochi a Palermo sai che devi andare a giocare con chiunque per vincere. E tu l'hai indossata quella maglia, quindi sai perfettamente quanto onore porta dal punto di vista calcistico, sportivo, per la storia e tradizione di un club straordinario, ma anche quanta responsabilità e quanta pressione, in particolar modo per un palermitano. Maurizio, me lo racconti un aneddoto legato a Roberto Boscaglia, un aneddoto che ti è rimasto impresso dal punto di vista magari tattico, una mossa vincente o magari anche della gestione dello spogliatoio, un episodio in particolare condiviso a Trapani? No, ma ne posso raccontare tanti, ma il mister è un allenatore preparato, un allenatore che sa il fatto. In questo momento sta trovando delle difficoltà che sono agli occhi di tutti, ma che ti posso dire, a me mi rimproverava sempre il fatto che all'inizio facevo mai gol, poi magari ho cominciato a fare qualche gol e mi diceva torna sempre dietro. però il mister vedrai che alla fine troverà la soluzione anche in questa squadra e comincerà a fare girare la squadra per come è giusto che sia. Ti posso fare una domanda sulla scelta romantica, se vogliamo, di Mario Alberto Santana di continuare un altro anno nonostante il grave infortunio al tendine d'Achille? Lui ha voluto rimettersi in gioco, in carreggiata, ha lavorato tanto, ha lavorato duro e adesso indossa la maglia del Palermo anche in Serie C.
e potrebbe anche diventare l'unico giocatore della storia del Palermo ad aver segnato con questa maglia in quattro categorie diverse, A, B, C e D. Ti chiedo con grande sincerità, cosa può dare sul rettangolo verde Mario Santana a questa squadra in questa stagione? Allora, prima cosa che può dare Mario è Palermo, far conoscere Palermo e cosa significa entrare dentro lo spogliatoio del Palermo, alla favorita, perché lui, come me, forse lui un po' più di me, perché io ho giocato poco, ma ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio veramente con giocatori che facevano la differenza, perché secondo me una squadra come quella del 2010 o quella di prima o quella di dopo in questo campionato adesso di Serie A si classificherebbe almeno dal terzo al quarto posto, minimo, per quello, per come vedo il calcio io. Intanto Mario è un leader, lo spogliatoio, questi tipi di giocatori ci devono essere, perché ti indirizzano, ti fanno vedere cosa significa essere professionale, sono sempre i primi che ti tirano. Poi Mario con me è stato corretto, io l'ho incontrato quest'estate a Palermo e mi ha detto: ci muori, guarda, se io vedo che non sto bene tutto, tanto lo sai, non è io smetto, ma se mi sento ancora in condizione con la testa di poter dare qualcosa, io sono a disposizione, anche perché Mario Santana deve essere un esempio per tutti i ragazzi che cominciano a vestire la maglia del Palermo quest'anno. E cioè Mario, a parte le qualità calcistiche che le conosciamo tutti, non è che le devo scoprire io, ve le devo dire io, ma anche quelle umane, per me dentro lo spogliatoio è importante averci più un Mario Santana. Maurizio, per un palermitano, l'abbiamo detto poc'anzi, è tutto più bello, ma certe volte è anche tutto più difficile quando si indossa la maglia rosanero. Sto pensando in questo momento anche ad Andrea Cardi, che si è ritrovato domenica improvvisamente a causa del forfè del riscaldamento di Marconi a dover indossare la fascia di capitano, giocare titolare al centro della difesa, e diciamo la verità, non ha sfigurato rispetto ai suoi compagni di reparto. Ecco, il reparto difensivo, da Cardi a Lancini a Marconi, come lo reputi, come lo valuti? È una difesa importante a tuo avviso per la categoria? Non dimentichiamo che livello. È una difesa importante, sì, perché i livelli, i Lancini hanno tutti fatto categorie superiori. C'è anche quel ragazzo tempo stonato, Dota, che a me, per me c'ha delle qualità importanti, è un giocatore in crescita, è un giocatore di prospettiva, secondo me, che arriverà a calcare palcoscenici importanti, perché l'ho visto giocare più di una volta ed è un giocatore che mi piace tanto. Il Palermo c'ha una buona squadra, quello che gli manca in questo momento è che sembra che giocano tutti slegati, questo è quello che penso io, cioè non giocano di squadra. Bravo. Ed è una cosa strana, perché il mister è uno che si martella tutti i giorni sulla tattica, tutti i giorni sui movimenti, tutti i giorni sulle posizioni da tenere, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Questa è la cosa che più in questo momento mi fa strano vedere la squadra del Palermo, che è slegata. Cioè, sembrano, ancora si devono assemblare, questo. Bravo. È quello che penso, non so se la parola adatta. No, però, hai reso l'idea perfettamente. Però questo è quello che penso io, ma alla fine Palermo tutto sommato c'è una buona squadra, secondo me alla fine comincerà a ingranare e comincerà a dimostrare il valore sia a livello di squadra che a livello personale. Vai Simone. Proprio una domanda in merito a quello che dicevi tu proprio adesso, Maurizio, probabilmente questa slegatura, ancora non aver trovato l'amalgama, potrebbe essere anche frutto del fatto che la maggior parte dei giocatori, quelli che poi in realtà Boscaglia, sui quali punta Boscaglia, sono arrivati praticamente alla fine della preparazione, quindi alla fine del ritiro e quasi a ridosso della fine del mercato. Anche questo incide, anche il mister. Io mi ricordo quando ho fatto la preparazione con lui il primo anno a Trapani, abbiamo fatto, se non erro, 10-12 amichevoli, perché lui voleva vedere la partita, voleva vedere i giocatori, come ti muovevi, correggeva partite. Queste sono cose che le paghi, quest'anno queste cose non le hai fatte, le amichevoli, avere la squadra subito a disposizione, sono cose che le paghi. Però adesso il lavoro comincia a ingranare, comincia ad avere tanto tempo che stanno assieme e alla fine i meccanismi, dopo 10-15 giorni, un giocatore che è importante, un giocatore che ha fatto calcio, mi memorizza, questo è quello che penso io. Però non fare le amichevoli di ritiro, non fare le partite, non giocare male, sbagliare, soprattutto in quel periodo là, incide tanto adesso all'inizio del campionato.
Nel gioco di Boscaglia, quanto è importante l'attaccante centrale, non soltanto ovviamente per quanto riempie l'aria, per quanto riesce ad essere prolifico, ma proprio per il peso specifico nell'economia dello sviluppo della manovra della squadra, perché al Palermo forse un bomber esperto navigato di livello manca, Maurizio. Il mister sempre non è mai stato innamorato della prima punta, okay, magari quella che tiene. Il mister è sempre stato uno che ha sempre avuto il giocatore che attacca la profondità, perché gli piace tanto far attaccare la profondità e attaccare la porta. Forse in questo momento quello che gli manca veramente al mister come pedine è questo tipo di giocatore qui. Sì. Ti faccio un esempio tipo Trapani, il manco della situazione. Esatto, un giocatore del genere, un giocatore che ti attacca sempre la profondità, un giocatore che ti dà l'alternativa, anche se quando sei basso magari gli metti la palla sopra la linea della difesa, ti attacca la profondità in maniera impressionante. Questo forse è il giocatore che il mister gli manca. Maurizio, ripercorrendo la tua carriera, mi vengono in mente delle stagioni importanti, delle prestazioni di grande livello e anche un atteggiamento estremamente professionale e sobrio quando magari non sei stato utilizzato con grande continuità o insomma hai giocato davvero poco nel corso della stagione. Andando indietro, rivedendo il film di Maurizio Ciaramitaro calciatore, cambieresti qualcosa nella sceneggiatura anche da parte tua? Guarda, l'unica cosa che cambierei, purtroppo lo devo dire a malincuore, che per il troppo amore per la mia città e per la mia squadra sono voluto andare via da Parma. Forse questo è stato l'errore più grosso che ho fatto nella mia carriera. Magari se rimanevo a Parma e le cose cominciano ad andare facevo molti più anni in Serie A. Però quando ti chiama Palermo e c'è Palermo, abbiamo fatto lo scambio con Parravicini. Sì. Attenzione, io sono tornato a Palermo ed ero felice per questo, ma alla fine a Palermo in quel periodo là c'erano giocatori importanti, poi per un palermitano non so perché, ma è sempre stato molto difficile a Palermo. Forse questa è stata l'unica cosa, l'unica pecca della mia carriera, che ho voluto, che il Parma non mi voleva dare via, io ho insistito, facciamo lo scambio, abbiamo fatto lo scambio io a Palermo e Parravicini a Parma. Però questa è l'unica cosa che non farei, ma non farei perché a Palermo diventa tutto molto più difficile. Noi siamo troppo legati umanamente col cuore alla nostra città e tutto, e forse tutta questa pressione, tutta questa situazione pesa talmente tanto che alla fine anche calcisticamente non ti fa stare mai tranquillo. Questo è quello che penso io. Maurizio, l'interrogativo di molti tifosi del Palermo è legato alla dimensione, alla caratura anche economica, finanziaria di questa proprietà. Dove può portare questa squadra e fin dove può condurla, visto che insomma Palermo è abituata anche nell'ultimo ventennio a tantissima Serie A, all'Europa, a palcoscenici di prestigio. Quali sono le potenzialità a tuo avviso dell'attuale proprietà? Io personalmente non conosco Mirri, però ho letto, so quello che fa e tutto. Mirri è un palermitano come me, c'è una responsabilità importante. Lui lo sa che il Palermo quando scende in campo gioca per vincere. Il Palermo ha fatto la Serie A, ha giocato in certi palcoscenici, però adesso sono cambiati i tempi. Tutto è molto più difficile, sia le entrate che le uscite nel calcio sono cambiate le cose, non c'è più quello di prima. Poi in questa situazione di emergenza nazionale, antimondiale, col Covid, anche abbonamenti, stadio, è tutto a un peso e tutto a un costo, però è gente navigata, c'è dentro Sagramola, c'è il direttore Castagnini, non è che sono gli ultimi arrivati, lo sanno cosa significa Palermo e il Palermo perché cosa deve gareggiare. Il Palermo deve gareggiare sempre per cercare di vincere, soprattutto in queste categorie. Poi è normale che il Palermo deve tornare dove merita, nei palcoscenici dove merita. Allora, Simone, prima di salutare Maurizio, hai qualche curiosità, l'ultima per lui? Ho una piccola curiosità, allora, ricollegando al fatto che dicevi tu sull'appartenenza, quindi sull'essere palermitano e giocare a Palermo è difficile. Pensi che sia lo stesso anche per Mirri, da palermitano, essere presidente del Palermo? No, ma credo che l'aspetto campo rispetto all'aspetto dirigenziale è normale, il peso ce l'avrà anche lui, perché lui ogni 2 metri che fa qualcuno gli chiederà il Palermo, qualcuno gli chiederà di come sta andando l'andamento, perché poi il calcio è questo: se le cose vanno bene
è il numero uno, se le cose vanno male comincia a diventare un coglione o qualche altra cosa. È così, scusami. No, è la verità, sia per Milik che per noi giocatori. C'è il periodo che sei un campione, magari dopo due mesi diventi un cadavere, un brocco. Penso che peserà anche a lui, sia sotto l'aspetto mentale che fisico, perché alla fine non gioca in campo, ma i pensieri ne avrà tanti anche lui. Maurizio, continuano anche a chiederci notizie sul tuo futuro, sul tuo percorso professionale, sulla tua dimensione, cosa farà, cosa dobbiamo aspettarci da Maurizio Ceramitano. Guarda, io all'inizio, quando ho smesso a Trapani, ho deciso di collaborare col direttore sportivo, perché me l'hanno chiesto, me l'ha chiesta la società, anche se io in quell'anno non ero pronto per smettere. Non è mai facile smettere, però avendo dei problemi seri ad un ginocchio ho smesso, ho fatto quello là. Adesso dico la verità, sto cominciando ad andare una mano a qualche ragazzino, cercarlo di aiutare, tutto, ed è una cosa che a livello manageriale mi piace tanto. Okay. Adesso abbiamo fatto le ultime due operazioni con due ragazzi che sono andati al Milan e che lo seguivo io a Tolomello, soprattutto qua a Trapani, è andato al Milan, adesso sta a loro fare bene. Però è una cosa che mi piace, sto qua a cercare di dare una mano ai ragazzi e fargli capire cosa significa essere professionisti e cominciare a calcare dei grossi palcoscenici, perché purtroppo adesso i ragazzi, anche ora, non so perché, forse perché io sono nato in mezzo alla strada a giocare a calcio in mezzo alla strada, ma tutte queste anche scuole calcio, cose, forse i genitori troppo addosso, gli inculcano in testa cose che non esistono nel pallone, perché nel pallone c'è la meritocrazia, se meriti, se sei bravo vai avanti, non ce n'è altre cose, però devi essere professionista, devi avere la testa, perché prima di essere calciatore devi essere calciatore nella testa. Insomma, direi che con un modello come te, Maurizio, i tuoi assistiti non possono che intraprendere la strada giusta, perché tu sai cosa vuol dire essere professionista e soprattutto sai cosa significa scalare, tra virgolette, i vari step, no? Professionali uno dopo l'altro, con sacrificio, con abnegazione, senza fare voli pindarici. La tua carriera parla chiaro. Ma soprattutto anche in silenzio, cioè sì, senza mai essere, diciamo, fuori dalle righe. No, assolutamente. Assolutamente, chiunque spende parole nei tuoi confronti lo fa per elogiare non solo il calciatore. Il mio motto, sai qual è stato sempre? Non dare mai la colpa agli altri, perché se tu cominci a dare la colpa agli altri, allenatori, direttori, quello è la fine. Meglio che smetti già prima di iniziare. Se tu pensi che le colpe di tutte le cose negative che ti stanno succedendo al momento sono tue, forse cominci a migliorare sia calcisticamente che umanamente, perché se tu cominci a tosta cotta all'allenatore e l'allenatore è così perché non mi fa giocare, quello è il direttore a portare, questi sono discorsi che lascia nel tempo che trovano, perché tanto tu quando vai dentro il campo hai mai conosciuto un allenatore se meriti che è meglio di quello, può fare una scelta, ma l'allenatore cerca di mettere in campo sempre gli 11 che crede che gli fanno vincere la partita in quel momento, poi puoi servire a gara in corso, ci sono tante cose, ma questo è quello che mi sono sempre fatto io nella mia testa. Se non gioco in questo momento e per me sto dando il 100%, devo dare il 150%, perché non basta. Che se cominci a fare discorsi allenatore, direttore, cominci a farti troppi pensieri mentali negativi e non esci più fuori. Maurizio, 30 secondi sulla situazione paradossale, assurda del Trapani. Immagino che anche dal punto di vista emotivo, sentimentale, l'avrai vissuta male. Ma lascia perdere a Trapani, non so come hanno fatto, hanno perso una categoria per 70.000 euro. Sì. Alla fine avevano 4-5 giocatori che facevano mercato, che potevano incassare tanti soldi, e è stata fatta fallire. Guarda, è una cosa assurda, e ti dico, non è che era messa così male, perché di società messe peggio ne ho conosciute, ne ho viste e sono riuscita a salvare. Certo. Io penso che una cattiva gestione l'hanno voluta fare fallire, perché non c'era motivo di fare fallire una società dove c'erano 5 giocatori che poteva incassare tranquillamente dai 2 milioni ai 3 milioni e mezzo di euro. Non so come hanno fatto, perché i Pettinari, Guardonzo là, e Luperini stesso e qualche altro giocatore che avevano mercato, cioè tu le puoi mettere le cose a posto. Invece strano, è arrivato anche quest'altro nuovo, mi ricordo nemmeno il nome, ma secondo me si sapeva che falliva questa società. Sì, ormai l'ha detto anche Daniele Di Donato, a volte dicevo, non capivo realmente se fossero incompetenti o se lo facessero apposta. L'ha detto Daniele per i nostri microfoni. Anche con Daniele, ma che atteggiamenti hanno avuto. Questo non è calcio, però purtroppo ancora esiste certa gente che
continua a fare pallone. Allora Maurizio, noi invece vogliamo raccontare il pallone che ci piace, quello fatto di valori, di rispetto dell'avversario, di allegria, di spettacolo, di sacrifici. E allora il calcio, secondo Maurizio Ceramitaro, è stato un piacere ovviamente ospitarti. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie Maurizio. Grazie a voi ragazzi, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ciao. Allora, Maurizio Ceramitaro, direi chiacchierata davvero interessante, ha anche dipinto splendidamente Roberto Boscaglia, lui che lo conosce, lui che ha condiviso trascorsi professionali importanti con lui. Qualche messaggio interessante prima di chiudere? No, diciamo più che complimenti per Maurizio. Attestati di stima, senz'altro, anche per la grande e lunga carriera di Maurizio. Allora, il regista, come al solito, non vuole svelare la sua identità. Noi lo ringraziamo, lo salutiamo, sempre qua vispo e vivo, pronto a guidarci nel corso di questa mezz'oretta insieme. Tutti i lanci relativi all'agenzia. Guarda un po', all'intervista esclusiva realizzata con Maurizio Ceramitaro, ritroverete su www.mediagol.it. Grazie Simone Ciappa. Grazie a te Leandro. E l'appuntamento con Radio Mediagol è a domani, sempre alle ore 15.